Buonasera, ben ritrovati con Sportivamente questa domenica 13 dicembre, tanto calcio con ben 10 partite che vi proporremo, poi anche basket e volley. Andiamo subito con i risultati di Serie D, giornata numero 18, che laurea lo Sporting Bellinzago, campione d'inverno con 90 minuti d'anticipo. Sesto e Castellazzo 1-0, Chieri Borgosese 1-0 nel finale, Sporting Bellinzago Novese 2-1, Acquiligorna 0-1, Gozzano Caronese 1-0, Pro Settimo Pinerolo 3-1, Vado oltre Povoghera 1-2, Argentina Lavagnese 0-0, Rapallo Bogliasco Fezzanese 4-1, colpo del Dertona che vince 3-2 sul campo del Bra per una classifica che vede lo Sporting, come dicevamo prima, campione d'inverno a 41 punti, Caronese 38, Lavagnese e Chieri 35, Sestri 34, Pinerolo 33, il Gozzano sale a quota 31, Argentina 30, Dertona e oltre Povoghera 29, Bra 26, grande delusione del campionato, Rapallo Bogliasco in prepotente ascesa a quota 20 con la Pro Settimo, Ligorna 19, Borgosese 18, Novese 17, Vado 16, Acqui 15, chiudono Castellazzo e Fezzanese con 10 punti. Andiamo subito a Bellinzago con la vittoria in rimonta dello Sporting, ci racconta tutto Franco Filippetto. Vince in rimonta grazie a un gran secondo tempo il Sporting Bellinzago contro la Novese e pensare che aveva disputato un primo tempo un po' in sordina, ma soprattutto era stato colpito a freddo al sesto minuto, tiro violento di Dell'Ovo, respinta del portiere Fossato e rompe su tutti Savarise che insacca da due passi, quindi il Novese in vantaggio già al sesto minuto. All'undicesimo Magrin ci prova da fuori aria, il suo tiro è alzato sopra traversa dall'estremo Pisani. Bellinzago quindi vicino al pari già all'undicesimo. Al 17esimo cross dalla destra di Chiaria, manca di un soffio l'incornata vincente. Al 36esimo Bellinzago pericoloso ancora, ma la palla a portiere battuto è respinta dalla traversa e il tiro era di Rolando Eugio. Al 39esimo cross di Ciana dalla destra, Rolando Eugio ancora e Chiaria da due passi non trovano la palla e quindi sfuma anche questa opportunità. Al 44esimo c'è questo fallo di mano in area di un difensore, l'arbitro decreta il calcio di rigore, dagli 11 metri si incarica Massara, palla a destra e portiere nettamente spiazzato. Nella ripresa, al primo minuto c'è Massaro che si invola sulla destra, mette in mezzo, ma Chiaria non ci arriva e sfuma la grossa occasione per lo Sporting. Al sesto minuto, contropiede della Novese questa volta, si salva con affanno la difesa di casa. Al settimo, Bellinzago alla ricerca del raddoppio, si salva in due tempi ancora il portiere ospite Pisani. Al 20esimo passano in vantaggio i padroni di casa. Dopo una gran percussione dei Tigrotti, Rolando Eugio riprende una corta respinta di un difensore e insacca. È il 2-1 che porta appunto i padroni di casa in vantaggio, ma non è finita. Al 22esimo Massaro cerca l'angolino più lontano, la palla sfiora il palo e si perde sul fondo. Al 41esimo colpo di testa di Chiaria parato a terra dal portiere della Novese Pisani. Al 43esimo prende anche la parte superiore della traversa, proprio allo scadere lo Sporting Bellinzago con Papa. Al triplice fischio dell'arbitro, chiaramente grandi applausi per i giocatori di casa per questo primo posto in classifica, con 3 punti sulla Caronese, sconfitta a Gozzano. E andiamo dunque a vedere la sconfitta 1-0 della Caronese allo stadio d'Albertas. È un Gozzano d'applausi quello che ferma la marcia dell'ex capolista caronese. Seconda vittoria consecutiva all'Albertas per la squadra di Viganò e ritorna prepotentemente in corsa per i playoff. In cronaca, al 18esimo ci prova Luca Giudici, il suo tiro è sballato. Al 28esimo, bella ripartenza del Gozzano. Lunardon cross arretrato per Oliboni, finta, dribbling, conclusione però centrale. Al 29esimo l'episodio che decide la partita. Lancio millimetrico di Troiano per Lunardon che viene travolto da Testini, calcio di rigore solare. Dal dischetto si presenta Guidetti, conclusione respinta da Del Frate sui piedi dello stesso Guidetti che a porta vuota fa 1-0. Nella ripresa parte forte la Caronese che si rende pericolosa in 60 secondi due volte. Al quinto angolo di Guidetti, semirovesciata di Luca Giudici, Troiano salva sulla linea. Al sesto tiro dello stesso Luca Giudici, respinge di pugni Milan. Al 27esimo punizione calibrata di Troiano, destro a giro, lo tocca Della Frate, aiutato dal palo. Al 33esimo contropiede sull'asse Lunardon Guidetti, velo di Marino, Guidetti a botta sicura, deviazione provvidenziale di un difensore sugli sviluppi del corner, Sar troverebbe anche il 2-0, l'arbitro annulla il signor Perisinotto di San Donà di Piave per presunto fallo dello stesso Sar. Al 41esimo brividi per il Gozzano, percussione di Maier, cross in mezzo, sinistro a giro di
corno deviato, la palla però termina sul palo e qui si spengono le speranze della Caronese. Eccellenza, adesso dove la capolista Borgaro è stata fermata sull'1-1 dal Borgomanero, lo Stresa nell'anticipo aveva battuto 1-0 la Juve Domo, Virtus Verbania 3-2 contro il Baveno con Costantin, grande protagonista, Alpignano 9-0-0, Orizzonti Ivrea 2-1, Varallo e Pombia Olegna 5-2, Volpiano e Greville 0-2, Valle d'Aosta Junior Biellese 0-0, Charvenceau Santià 2-1 per una classifica che dopo 18 giornate vede il Borgaro in vetta con 41 punti, la Virtus Verbania sale al secondo posto a quota 35, la Juve Domo scivola al terzo raggiunta dagli Orizzonti 34, Stresa 33, Varallo e Pombia 32, Baveno 31, Junior Biellese 29, Borgomanero e Charvenceau 28, poi la zona calda 9 e Alpignano 22, Aigreville e Santià 19, Omegna 16, Valle d'Aosta 14, Ivrea 12, chiude il Volpiano con 6 punti. L'emozione del derby del Pedroli con la vittoria della Virtus Verbania 3-2 nel servizio di Alessandro Pratesi. Termina 3-2, una gara ricca di gol ed emozioni al Pedroli di Verbania tra Virtus Verbania e Città di Baveno. Subito in vantaggio la squadra ospite, bravo Ramalo a mettere la palla in mezzo all'area ed Erbetta da pochi passi mette in gol per il vantaggio della compagine di Pistardo. Arriva al pareggio della Virtus Verbania grazie a un bel calcio di punizione di Costantin da punizione defilata che mette la palla in rete per il pareggio dell'1-1. Nuovo vantaggio per il Città di Baveno su calcio di rigore, fallo di Pastorelli su Motet. Dal dischetto Kerchi realizza il gol del 2-2. Ancora Costantin che pareggia su una palla che arriva in area in diagonale, mette la palla in fondo al sacco, la partita si decide nella ripresa, bella palla dentro di Rognone, Chiaverini stende Costantin e calcio di rigore ed espulsione dell'estremo difensore del Baveno, Pissardo dalla panchina inserisce il secondo portiere Romani al posto di Erbetta, dal dischetto Costantin non sbaglia, si fa male nell'occasione e mette il 3-2 che fa volare la Virtus, seconda in classifica nel campionato di eccellenza. Nell'anticipo invece aveva vinto 1-0 lo Stresa contro la Juve Domo, il racconto della partita con Donatello Zonca. Nell'anticipo del sabato è andato in scena al Galli, un Galli che vede la presenza di tanto pubblico per il classicissima tra Stresa e Juve Domo, la formazione di Giancarlo Boldini chiude il 2015 con una vittoria 1-0 nella classicissima contro la Juve Domo. Il match è anticipato dall'ingresso sul terreno di gioco da parte di Babbo Natale, un Babbo Natale che saluta le due squadre in campo e dispensa doni a tutti, in particolare ai due tecnici. In un clima di fair play è la Juve Domo ad avere una maggiore supremazia territoriale. Ciò nonostante nei primi 45 minuti le occasioni per la formazione di Castelnuovo giungono al 28esimo con un calcio di punizione di Leto Colombo respinto dai pugni di Barantani e da un altro calcio di punizione, questa volta di Domenico Puzzello al 35esimo con palla che termina a lato di poco. Al 40esimo ci prova ancora Leto Colombo con un diagonale che viene respinto da Barantani, ancora sui piedi dello stesso Leto Colombo che ci riprova trovando però il corpo di Agazzone che respinge. In avvio di ripresa, dopo appena 47 secondi, Faraci vince un rimpallo, entra in area ma non sorprende Zenoni. Al quinto minuto, traversone dalla sinistra con Ado che calcia alto da buona posizione. Ancora Ado al 22esimo, ci prova questa volta da lontano ma anche questa volta Barantani respinge. Arriviamo al 30esimo quando lo Stresa si rende pericoloso con un traversone di Rocca che mette in movimento Cabrini. La girata di Cabrini è però debole tra le braccia di Zenoni. Passa un minuto e Zanni direttamente dalla rimessa laterale serve Ado la cui girata termina alta. A 10 minuti dalla fine, al 35esimo della ripresa, il gol che decide il match. Cassani batte da posizione defilata un calcio di punizione direttamente in rete. Il palo salva Zenoni, ma il più lesto di tutti è Faraci che anticipa avversari e compagni e spinge il pallone in rete per la vittoria dello Stresa. Stresa che si porta a un punto solo di distanza dalla Juve Domo che si lecca le ferite e incassa la terza sconfitta consecutiva. E si lecca le ferite anche l'Omegna, travolta 5-2 dal Varallo e Pombia. Andrea Paleari.
Finisce 5-2 per il Varallo e Pombia qui al comunale di Pombia contro Lomegna, ma il signor Umbrella di Nichelino, il direttore di gara, ha veramente scontentato un po' tutti. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni principali al 10° minuto. Lomegna, Soncini innesca Racis, il quale conclude a lato di pochissimo. Passano 2 minuti, i rossoneri si portano in vantaggio, Bainotti cross al centro per Soncini che stoppa la sfera, si gira e insacca proprio di potenza. Passiamo poi al 33° con Blanda che va al cross, la palla finisce sulla traversa. Preludio al pareggio dei padroni di casa, firmato da Lazzarini, proprio Blanda che lo serve, il capitano sfrutta il varco giusto e trafigge così Fovanna. Passiamo poi nella ripresa, al 7° minuto il 2-1 del Varallo e Pombia, lo firma Pescarolo direttamente su calcio di punizione, infila magistralmente Fovanna. Al 12° poi c'è un'espulsione quantomeno generosa ai danni di Accomazzo che si becca il rosso diretto per un fallo a nostro avviso quantomeno solo da giallo. Poi al 25esimo, Megna dunque in 10, al 25esimo Latta Jack pesca il gol della domenica con un tiro che si infila sotto l'incrocio. 10 minuti più tardi Cabrini viene steso in area di rigore del Varallo e Pombia, il calcio di rigore, Soncini realizza il penalty. 1 minuto dopo però Pescarolo su punizione infila il 4-2 e al 44esimo c'è il 5° gol di Negrello servito da Freitas che batte Fovanna fuori dai pali. C'è da segnalare poi al 47esimo la parità in campo ristabilita con l'espulsione di Salice. Punteggio finale Varallo e Pombia 5, Megna 2. Andiamo adesso nel campionato di promozione dove continua la fuga delle prime tre. Biogliese ci versiamo a 0-1, il Cerano batte 3-1 la Fulgor Valdengo, il Cossato passa 2-1 a Piedimulera, Villanova Ponderano 1-0, Accademia Borgomanero Dormeletto 3-1 in rimonta, Cavagliaro Mentinese 1-2, Verbania 1959 Alicese 0-6, continua la marcia del Fomarco che vince anche a Oleggio per 2-1 per una classifica che dopo 16 giornate dice Cerano in vetta con 39 punti, Romentinese a meno 2 a quota 37, Alicese a quota 34. Lo splendido Fomarco di Fusea è quarto a 31, quindi Villanova 27, Dormeletto 26, Piedimulera 25. Risale la china all'Accademia Borgomanero a 24, Cossato 19, Oleggio 17, Cavaglià 16, Biogliese 14, Ponderano 13, Ceversama e Verbania. Ceversama, scusate, 12, il Verbania è ultimo insieme alla Fulgor Valdengo in virtù dei 2 punti di penalizzazione a quota 10. E andiamo proprio a Dornavasso per il 6-0 con cui l'Alicese ha superato la squadra di Ghetti. Termina con un tennistico 6-0 a favore dell'Alicese, l'ultimo match del 2015 nel campionato di promozione. Verbania che ci mette il cuore, ci mette anche la grinta, ma viene punito oltre i propri demeriti anche perché per tutto il secondo tempo gioca in 10 uomini con Torelli, giocatore di movimento, in porta al posto di Agosti, espulso sul finire del primo tempo. Partita senza storia con l'Alicese che domina in lungo e in largo, già al secondo minuto un diagonale di Comotto termina a fuori di poco. Al 13esimo Agosti a mani aperte respinge un diagonale di Carnaroglio. Alicese che al 14esimo passa in vantaggio. Bacchin con un tiro da fuori sorprende Agosti che nulla può sulla parabola del laterale destro Granata. Continua il monologo della formazione di Ugo Ione e al 22esimo azione personale di Bernabino che dopo aver recuperato palla sulla fascia si accentra e prova un raso terra che Agosti neutralizza. C'è anche un gol annullato alla formazione ospite al 31esimo per un fuorigioco di Ciraulo che commette una leggerezza toccando il pallone calciato da Fiore che stava già entrando in rete. Il match si decide in senso negativo per il Verbania in pratica al 40esimo quando Agosti atterra Bernabino a 2 passi dalla linea di porta. È calcio di rigore ma oltre al penalty il direttore di gara espelle anche il portiere biancocerchiato. Nel Verbania manca il 12esimo e quindi in porta va Torelli, giocatore di movimento. Bernabino trasforma dagli 11 metri e il primo tempo si chiude sul 2-0 per la formazione ospite. Formazione ospite che nel secondo tempo dilaga. Al quinto Fiore dal fondo mette in mezzo per Carnaroglio che da 2 passi appoggia in rete. Il poker arriva al 10° minuto. Torelli respinge una prima conclusione di Bacchin ma nulla può sul tapin di Fiore. Al 12esimo Bernabino controlla in area e gira alle spalle del malcapitato Torelli il gol 5-0. Torelli si difende anche in porta e al 26esimo compie 2 interventi, il primo su calcio di punizione di Ciraulo, il secondo sulla successiva girata di Micillo. Il risultato assume dimensioni tennistiche al 33esimo con Repossini che sigla il gol del 6-0. Il Verbania ci mette il cuore, dicevamo, e al 38esimo
prova a salvare l'onore, ma Rainero nega a Valci la gioia del gol. Adesso il derby novarese tra Accademia e Dormelletto, vittoria 3-1 come dicevamo della squadra di Bonan in rimonta. Va all'Accademia Borgomanero il big match di giornata contro il Dormelletto, chiudendo così con una vittoria il 2015 in gare giocate. L'Accademia gioca bene, soffre e passa anche in svantaggio, ma riesce a recuperare nel secondo tempo la partita allungando anche sulla distanza. Al nono, occasione per il Dormelletto, tiro cross di Poletti, gran risposta di Ramazzotti. Sull'azione seguente ancora Ramazzotti si supera mettendo un angolo un tiro da fuori area. Al sedicesimo Valsesia vede Ruga lontano dai pali su un calcio di punizione da tre quarti, prova direttamente la conclusione, il portiere blocca in due tempi. Al ventunesimo gran cross di Magliarella, Cosentino non ci arriva forse perché è trattenuto in area di rigore, parla per Gessa che controlla e prova il tiro sul primo palo, tiro potente ma Ruga c'è e mette in angolo. Al 24esimo la partita si sblocca, azione di contropiede del Dormelletto, palla in profondità di Carolis che sembrava essere controllata da Magliarella perché in anticipo, Mattioni invece fa valere il fisico, entra in area, tiro non potente, Ramazzotti c'è, devia la palla ma si insacca ugualmente. Pronta la reazione dell'Accademia, calcio di punizione dal limite di Valsesia, bellissima risposta di Ruga che si distende e nell'angolino basso alla sua sinistra mette in angolo. Al 42esimo ancora l'Accademia, gran palla di Valsesia per Conchedda in piena area di rigore, ottima girata ma ancora una volta sul primo palo, territorio indiscusso di Ruga che devia. Sull'azione seguente palo dell'Accademia Borgomanero, ancora una volta con Valsesia davvero in gran stato di forma, Ruga questa volta non ci arriva, a dire di no al numero 10 rosso-blu e il palo. Il tempo si chiude al 45esimo con un'altra occasione dell'Accademia, su calcio d'angolo Valsesia pesca lo stacco di Guidetti, palla di poco alta sopra la traversa. Secondo tempo più povero di occasione ma ricco di gol, infatti si segna il recupero e il sorpasso dell'Accademia. Al settimo occasione per il rossoblu, azione insistita di De Nicola, palla per Cosentino che prova il diagonale, palla a lato di poco. Al sedicesimo gran palla di Massara per Poletti che si ritrova tu per tu con Ramazzotti, grande intervento dell'estremo difensore che resta in piedi fino all'ultimo e di piedi sventa sulla sua conclusione, un'azione che avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita. Gol mancato, gol subito. Al 26esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla in area di rigore per Conchedda che questa volta non ci pensa su due volte e fa partire un gran tiro potente su cui Ruga nulla può. Al 40esimo il gol del sorpasso, perentoria discesa di Poletti che mette in mezzo per Cosentino che gioca con il pallone, salta un uomo e batte Ruga con l'aiuto di una deviazione. Il gol che chiude definitivamente la partita arriva al 44esimo, grande azione dell'Accademia, Silva va in profondità, vede il taglio di Poletti, gli dà un pallone preziosissimo, controllo in aria e non sbaglia infilando Ruga. Passivo per il Dormelletto che poteva essere anche più pesante, al 45esimo infatti ancora un'incredibile progressione di Poletti che viene ottimamente servito da Silva, questa volta però davanti a Ruga non è lucido e gli tira addosso. Partita che si chiude dunque sul risultato del 3-1, vittoria per l'Accademia in rimonta. E sconfitta invece del Piedimolera, battuto a domicilio 2-1 dall'Accossato Martina Tomala. Nella prima gara del girone di ritorno il Città di Cossato espugna il Comunale di Piedimulera imponendosi con il risultato di 2-1. Dopo un primo tempo dominato sul piano del gioco dagli ossolani, nei secondi 45 minuti gli ospiti sono molto più determinati e a pochi minuti dalla fine beffano i padroni di casa approfittando anche dell'espulsione di Fernandez. Durante la prima frazione di gioco è infatti il Piedimulera a mantenere il possesso palla e ad avere il controllo della gara. Dopo soli 6 minuti è Brunetti a provarci su punizione, ma Lancini non si fa sorprendere e respinge con i pugni. Pericolosi padroni di casa al nono con Brunetti che favorisce la verticalizzazione di Asero, il quale da posizione defilata crossa in mezzo per la corrente Fernandez, anticipato sotto porta da Ferrero. Azione fotocopia al decimo, questa volta è Moretti a fare un buon lavoro sulla destra e a servire una buona palla a rasoterra, ma Lauro fa buona guardia. Nei minuti seguenti si fa vedere Asero, prima al 12esimo con una conclusione che colpisce l'esterno della rete e poi al 16esimo con la palla che termina sul fondo di un soffio. L'assedio solano continua e al 20esimo Lancini è provvidenziale su un tiro a botta sicura del solito Asero, con un intervento non perfetto ma efficace. Timida reazione del Città di Cossato al 25esimo, con Patti che si inventa un'azione personale, scarta il suo diretto marcatore, ma il suo diagonale è largo.
Non succede più nulla fino al 43esimo, quando Brunetti si incarica di battere un calcio piazzato, trovando però la risposta dell'estremo difensore ospite che gli dice di no. È il preludio del gol che arriva al 44esimo. Punizione di Brunetti dal lato corto dell'area, Lancini respinge, Pettinaroli del limite tenta il tiro e la palla termina sui piedi di Fernandez che sotto porta realizza il tap-in vincente. Al rientro dagli spogliatoi i biellesi sono più determinati e dopo soli 20 secondi si presentano dalle parti di Taddio. Incursione di Piolotto sulla fascia destra con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e Tirelli non arriva all'appuntamento. Non passano nemmeno due minuti che i ragazzi di Ferrari pareggiano i conti. Job, all'interno dell'area, sgambetta Tirelli, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty che Ferrero realizza. Spinge sull'acceleratore il Cossato e all'ottavo Taddio, con un colpo di reni, questa volta chiude la saracinesca e salva i suoi. Provano a reagire gli ossolani al 15esimo, con un calcio piazzato di Brunetti dal vertice destro dell'area, ma Lancini blocca. Ancora giallo-blu in avanti al 19esimo con un cross teso di Panzani per Asero che di testa gira però alto. Continua il forcing del piedi Mulera che al 33esimo ha un'occasione d'oro per riportarsi in vantaggio. Fernandez dal fondo appoggia indietro per Mammucci che all'altezza del dischetto spedisce alle stelle. Ancora Ossolani al 34esimo con Palfini ma Lancini gli dice di no. Non passa nemmeno un minuto che tra le file del piedimulera viene espulso Fernandez per doppia ammonizione. Il Cossato ne approfitta e al 43esimo colpisce con De Simone che firma il definitivo 2-1. Ora il campionato di prima categoria con i risultati che premiano Casteletese e Interfarmaci, battuto invece il Brega a domicilio dalla Rona, l'Interfarmaci nell'anticipo di sabato sera ha battuto al Pedroli 1-0 il Vallestrona, Sinergi Gravellona, Crevolese 3-1, Briga a Rona 0-2, Momo Arnavassese 3-4, a Grano Vogogna 3-3, Carpignano Riversesi 3-4, tantissimi gol, Casteletese Cameri 1-0, Siziano Riviera d'Orta 2-2. Per una classifica che vede in vetta a quota 35 Casteletese Interfarmaci, la Sinergi raggiunge al terzo posto il Briga a quota 30, Arona e Momo 25, Vogogna 24, Siziano 23, Vallestrone a Grano 22, Ornavassese Crevolese 18, Riversesi a 17, Carpigliano 13, Cameri 12, Riviera d'Orta con il pareggio di oggi sale a quota 4. Al Pedroli per la vittoria 1-0 dell'Interfarmaci c'era Donatello Zucca. Dubbio fischiato nella ripresa a favore dell'Interfarmaci permette alla squadra di Zanetti di chiudere il 2015 con una vittoria e soprattutto tornare a vincere in casa al Pedroli. È una bella Vallestrona quella che si presenta nell'anticipo giocato al sabato sera alle 20:30 ed è proprio la Vallestrona che dopo 6 minuti si rende pericolosa, palla in profondità per Tacchini che incrocia sopra la traversa. La risposta dell'Interfarmaci 3 minuti dopo è affidata a Calloni e il suo rasoterra si perde sul fondo. Alta una punizione di Omar Papa al 16esimo, il neoacquisto dell'Interfarmaci giunto da pochi giorni insieme a Rugariva alla corte di Zanetti. Clamorosa palla gol per la Vallestrona al 19esimo con Comparoli che serve Gambale che si inserisce da dietro. Si presenta a tu per tu con Galli, lo scavalca con un tocco sotto che esce di un niente. Vallestrona ancora vicina al gol al 24esimo quando Tacchini con una conclusione da posizione defilata fa tremare la traversa. Al 39esimo Tamanti recupera un pallone sulla tre quarti e serve Calloni che di prima intenzione crossa sul secondo palo per Papa, diagonale al volo che esce di poco. Il primo tempo si chiude con una punizione di Calloni che Tacconi respinge con i pugni. Ancora Vallestrona pericolosa in avvio di ripresa. Al terzo Comparoli esplode un destro dalla lunga distanza che Galli dirotta in calcio d'angolo. Al quinto è il turno di Calloni sulla sponda opposta di tentare il colpo dalla lunga distanza. Tacconi in due tempi neutralizza il rasoterra del capitano arancionero. Ancora Calloni vicino al gol al nono su un pallone che la difesa valligiana non riesce ad allontanare. Torna a rendersi pericolosa la Vallestrona all'11esimo con Comparoli che riceve da Scalabrini e ci prova al volo da fuori area. Galli accompagna con lo sguardo il pallone che esce. Al 22esimo l'episodio che decide il match. Calcio di rigore parecchio contestato dalla formazione ospite che nasce da un presunto mani in area di Rigotti. Il difensore della Vallestrona, già ammonito, viene espulso per doppia ammonizione e sul seguente calcio di rigore Calloni spiazza Tacconi per il gol che regala i tre punti all'Interfarmaci.
Adesso con Andrea Calderoni scopriamo Briga Arona con la vittoria 2-0 della squadra di Bolzoni. Ha vinto 2-0 l'Arona contro il Briga al Comunale in una bella partita. Andiamo in cronaca. All'ottavo Lipari scatta sulla linea del fuorigioco e si trova tu per tu con Amodei, ma sciupa tutto. Al sedicesimo l'Arona ha un'altra chance per passare in vantaggio. Punizione del neoacquisto ex Stresa Marco Dugnani, ma Amodei tutela il suo palo. Al 27esimo risponde il Briga con una manovra sulla destra che porta al traversone di Penariol e al colpo di testa di Cardani vicino al palo e all'ennesimo centro della sua stagione. Nella ripresa al terzo immediatamente l'Arona colpisce, spizza Vergadoro e Mirsegua piazza il decimo timbro in campionato. Al 22esimo Cardani tenta di prendere per mano il Briga, ma la sua conclusione viene parata. Al 28esimo ancora Cardani, ma Falconelli dice nuovamente di no. Al 47esimo incredibile chance per il pari della Briga, prima testa colpisce, Falconelli si esalta. Al 49esimo gol sciupato e gol subito, la regola la conferma in contropiede Msequa. Al 11esimo centro in campionato, finisce 2-0 per l'Arona che conferma di aver ricevuto grandi vantaggi dalla finestra di mercato. E allora che anche un nuovo presidente Fortis che è stato nominato venerdì nel corso della cena degli auguri. Campionato di seconda categoria, scopriamo insieme i risultati della 14ª giornata. Comignago Montecrestese 2-1, Casale Cotticero Armeno 0-0, San Pietro Gravellona Premosello 0-1, Crodo Feriolo 0-2, Virtus Villa Veruno 2-3, Olegio Castello Mergozzese 1-2, Voluntas Una Varzese 2-0. Per una classifica che vede sempre la Voluntas Una in testa con 30 punti, inseguono a meno 1 Feriolo e Veruno. Il San Pietro Gravellona 23 con la Varzese, Olegio Castello 21, Mergozzese 19, Premosello 18, Comignago 16, Montecrestese Crolo 13, Armeno e Casale Cortecerro 12. Chiude la Virtus Villa con 9 punti. E noi chiudiamo, scusate il gioco di parole, anche con il campionato di terza categoria. Cannobiese Provigezzo 0-4, Victory Intra Beurese 2-0, Megolo di Vignano 2-3, Barengo Socero Leggio 0-5, Bogogno Lesa Vergante 0-0. Riposava l'Oratorio San Vittore, di Vignano in testa con 25 punti, Megolo 23, Victory Intra 22, Lesa Vergante 18, Beurese 16, Socero Leggio, Provigezzo e Bogogno 14, San Vittore 10, Cannobiese 7. Chiude il Barengo con un punto, vi ricordo gli ospiti Dilettanti per Dire che saranno solo due visto che abbiamo ben 11 partite, avremo anche le immagini di Orizzonti Ivrea, avremo Francesco Brunetti, nuovo centrocampista, nuovo fantasista delle Piedimolera e Lucio Ciana, vice capitano dello Sporting Bellinzago, capolista nel campionato di Serie D e anche fresco di titolo di campione d'inverno grazie al successo di oggi e alla contemporanea sconfitta della Caronnese. Lasciamo il calcio, ci tuffiamo nel basket e nelle clamorose emozioni della Paffoni che vince all'overtime una partita davvero incredibile. Vediamo il servizio. La Paffoni vince una delle partite più pazze viste in 10 anni di pallacanestro a Verbania, battendo 98-93 dopo un tempo supplementare la vice capolista BCC Agropoli. Una partita che la Paffoni aveva di fatto vinto al termine del quarto quarto a 12 secondi dalla fine, avanti di 7. E invece ha subito 3 triple in 12 secondi che hanno rimandato il verdetto supplementare. Supplementare cominciato con una nuova tripla ospite per il più 3 di Agropoli. A quel punto forse in pochi ci credevano, invece ci ha creduto e come la squadra di Alessandro Magro, capace di portare a casa una vittoria che vale ben oltre i 2 punti che porta in classifica. Una partita straordinaria dell'uomo con la valigia in mano, secondo qualcuno, Keon Moore, autore di 29 punti, la guardia americana. Dall'altra parte un monumentale Trasolini, 39, di casi 39 per il pivot di Agropoli. Come dicevamo, appassionante raccontare questa partita. Una partita che comincia subito nel segno di Agropoli, che parte forza e schizza 7-0. La risposta dei padroni di casa con Moore, tripla e gioco da 3 punti, è partita equilibrata. Al primo riposo i campani guidano 16-13, poi nel corso del secondo quarto mette la freccia la Paffoni, trascinata come dicevamo da un incredibile Keon Moore e da un positivissimo Casella.
Schmidt segna il 40-35 e a metà partita il punteggio dice 45-41 con due triple in rapida successione di Alessandro Cappelletti. Il vantaggio della Paffoni cresce nel corso del terzo periodo. Schmidt e una schiacciata in contropiede di Casella valgono il più 9 del 67-58. A questo punto il primo episodio determinante, assurdo, l'espulsione per doppio antisportivo di Alessandro Cappelletti in avvio di ultimo periodo. Nonostante questo la Paffoni rimane avanti anche se gli ospiti rosicchiano punto su punto. Al 35esimo sono sul meno 5. Poi, come dicevamo, l'incredibile finale. Tavernari viene espulso su 70-68 per una gomitata a gioco fermo a Zanelli. Il clima si surriscalda, palazzetto tutto praticamente in campo, si gioca in un clima incandescente. La Paffoni, come dicevamo, sembra averla vinta sull'80-73, ma carenza non ci sta. Piazza due triple in tre secondi che valgono l'incredibile tempo supplementare. Nel supplementare cosa succede? Succede che Agropoli mette addirittura il naso avanti. Poi però, come dicevamo, Casella, Moore, Smith, quattro punti di Iannuzzi confezionano il capolavoro della squadra di Alessandro Magro. Finisce 98-93, finisce con la festa del popolo rossoverde. E continuano le buone notizie per il basket. In Serie B, terzo successo consecutivo per la Mami, che ha battuto senza problemi Livorno, protagonista Resca. In Serie C, Gold, la Poliopostici Pier Domodossola ha dominato 90-68 contro Crocetta, 25 punti e 19 rimbalzi di Raskovic. Con questa notizia noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV.